Ciao a tutte ragazze, nuovo video. Questa volta è un video dedicato alla skincare. Infatti io mi trovo in bagno, infatti vedete il box doccia, eccetera. Sono appunto in bagno perché io ogni volta che comunque faccio la skincare mi dedico un po' di tempo e mi chiudo in bagno e mi faccio la mia skincare. Allora, iniziamo. Inizio col dirvi i prodotti che sto utilizzando. Ovviamente questa è una skincare serale. Ci sarà anche la morning routine con la skincare a breve. Ora ho tempo un attimo di girarvi questa qua, la skincare serale, quindi vi girerò questa qua e vi pubblicherò questo video. Allora, per prima cosa, questi sono i prodotti che io sto utilizzando in questo periodo di tempo, anche perché io di solito li faccio a rotacieli, utilizzo a rotazione. Quindi un periodo utilizzo dei prodotti, poi stoppo con quei prodotti, riutilizzo gli altri prodotti e poi ovviamente per esempio quando smetto con quei prodotti riprendo questi qua che ho lasciato in modo da non far scadere nessun prodotto e utilizzarli tutti e potervene parlare qui su YouTube e anche su Instagram, quindi per parlarvene meglio. Iniziamo. Allora, come prima cosa io vado sempre a struccare gli occhi e le labbra e in questo ultimo periodo sto utilizzando questo qui che è lo struccante bifasico di fiori di magnolia che io trovo da Eurospin. Ultimamente sto facendo molto la spesa da Eurospin e mi trovo benissimo. I prezzi sono molto molto buoni. Questo qua non mi ricordo quando l'ho pagato, tipo sui 1,70 euro, 1,80 euro, non lo so. Comunque non più di 2 euro se non ricordo male. E appunto questo qua è lo struccante bifasico. Mi strucca in pochissimo tempo il mascara ed anche la tinta labbra. La tinta labbra che ho oggi è una delle tinte labbra di Maybelline. Ed è una di quelle tinte labbra che io ho sempre molta difficoltà a struccare, quindi questo qui me la strucca molto molto bene. Visto che sul viso mi dà fastidio l'effetto oleoso, sto utilizzando l'acqua micellare di Amo Essere Eco. Ne ho comprata una nuova perché l'ho terminata, mi è piaciuta abbastanza, poi ve ne parlerò magari in un video dedicato. Questa qua è l'acqua micellare bio a tripla azione con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena. Questa qua l'ho pagata sui 2,99 euro, 2,59 euro. Poi, vabbè, voglio mostrarvi anche altri prodotti di Eurospin, quindi non lo so, vediamo un po' nei prossimi video vi parlo di un po' di prodotti skincare e un po' di prodotti corpo di Eurospin, perché ci sono tanti prodotti interessanti e molto 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 buoni. Io questo struccante ad esempio lo comprai tempo fa, lo utilizzai e mi trovai benissimo, quindi sono andata a colpo ad occhio chiuso, e solo che è cambiato il pack, prima era fatto in un altro modo. Poi, come detergente, dopo aver applicato lo struccante bifasico e l'acqua micellare, vado ad utilizzare sempre il gel detergente. Il gel detergente che sto usando ultimamente è questo qua di Gomei, che mi piace molto il pack perché ha anche la spazzolina per fare un leggero peeling, un leggero scrub, stesso con il gel detergente. E questa qua appunto è fatta in questo modo. Ho dedicato un video interamente alla linea Gomei, quindi con tutti i loro prodotti, quindi ve lo linko qui nelle schede su e anche nell'info box, quindi se volete andate a vedere l'info box e andate a vedere anche il video dedicato ai loro prodotti.
E quindi questo qua lo sto amando tantissimo, mi sta piacendo tanto. Io di solito con i gel detergenti o le schiume detergenti, perché questa qua nello specifico è una schiuma detergente. Di solito alcune schiume detergenti o gel detergenti mi vanno a seccare moltissimo il viso. Con questo gel detergente non trovo non trovo questo difetto, quindi mi sta piacendo tanto, anche perché a volte sentivo proprio tirare la pelle e quindi avevo abbandonato un po' il gel detergente e quindi mi struccavo l'acqua micellare ben bene, poi passavo il tonico e andavo di creme, eccetera. Ora sto usando il gel detergente e dopo il gel detergente vado ad applicare direttamente il siero. Il siero che sto utilizzando e che mi sta piacendo un sacco, un sacco, un sacco è questo qua di Gomei, stessa marca del detergente viso e appunto ve ne parlo anche nel video dedicato a questi prodottini. Ha un pack molto 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 elegante. In vetro, quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto io che sono un disastro totale. Appunto, questo qua è il siero vitamina C retinolo serum for face ed anche azione anti-aging. Io consiglio prodotti anti-age dai 20 anni, 25 anni in su. Quindi io in questo momento devo fare 22 anni quest'anno. Devo dire la verità, non è per l'azione anti-age, ma per l'azione che ha, per la potenza di idratazione e anche per l'azione del retinolo, perché ultimamente mi comparivano delle macchie sul viso un po' più scure, con i prodotti al retinolo sto, diciamo, sistemando questa situazione. Quindi devo dirvi la verità, questo è un prodotto super consigliato. Ora sto utilizzando questo siero. Poi, per finire, applico questa crema viso. Non applico il contorno occhi perché vado ad applicare questa crema viso di Ayumi, che è sempre un marchio con cui ho collaborato. Di questo marchio qui e di altri prodotti ve lo mostro nel video dedicato alla skincare e ai vari prodotti per i vari tipi di pelle. Quindi vi lascio anche questo video nelle schede. L'ho fatto perché una ragazza mi chiese un video proprio dedicato alla skincare e ai prodotti da utilizzare per i vari tipi di viso. Quindi lo feci e ve lo metto nelle schede, così andate a dare un'occhiata a quel video perché è molto molto interessante. Bando alle ciance, ho parlato già per 8 minuti. Iniziamo la skincare. Ecco qua. Io applico, mi metto la fascia per non sporcare i capelli, anche perché li ho lavati oggi e non voglio rovinarli già. Li leggo anche un poco in modo leggero perché sennò si fa il segno della molla. E procedo con il mio struccaggio. Allora, non vedrete le sopracciglia struccate per il semplice motivo che io ne ho pochissime e non mi piace farmi vedere senza le sopracciglia ridisegnate. Pensate, cioè, non mi piace neanche a me vedermi, quindi alcune volte faccio questo errore perché ci dobbiamo struccare tutto. Di lasciare le sopracciglia così perché non mi riesco proprio a vedere. Comunque, io inizio, prendo i dischetti di cotone, questi qua, sto usando questi qua di Fior di Magnolia. Anche questi sono ottimi, ragazze. Sono dei dischetti veramente molto molto belli, non si sfaldano, veramente si mantengono bene, quindi ve le stra consiglio, perché costano tipo 99 centesimi, 1,99 euro, non ricordo bene, però veramente molto molto validi. Agito il mio struccante bifasico, stasera ci teniamo un po' compagnia.
mi vado a struccare il mascara. Il mascara che sto utilizzando è un mascara della Essence, che a breve vedrete il video review, e vedrete anche il video review delle tinte labbra Maybelline, perché voglio dedicarmi un po' a fare delle review, perché non ne ho fatte tante nel canale. Ho fatto più Get Ready With Me, eccetera, quindi voglio dedicarmi un po' alle review e ai test and tell. Fatemi sapere anche se voi volete che provi qualche prodotto in particolare. Le facce strane da struccaggio. Cerco di andare sia a zigzag che facendo così avanti e indietro. Questo è il mascara tolto. È veramente strucca, strucca molto 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 bene. Riagitiamo. Fatemi sapere anche voi quali prodotti utilizzate per la vostra skincare. Magari utilizzate qualche prodotto in particolare che mi volete consigliare. Me lo scrivete giù nei commenti. E un'altra cosa poi, se volete dei video in particolare, dei video nuovi da fare sul canale, non lo so, consigliatemeli. Io spesso su Instagram metto la storia con dove voi potete consigliarmi i video da fare. Quindi seguitemi su Instagram, vi metto il link giù nell'info box. Quindi potete andarmi a seguire lì e magari consigliarmi qualche video che volete vedere. Passiamo alle labbra. Questa tinta qui è la 15 Lover di Maybelline, che mi piace un sacco, sono le mie tinte preferite e durano un sacco di tempo perché io ce l'ho da non da stamattina, però ce l'ho dall'una e mezza a 2 di pomeriggio, perché stamattina in verità ho detto non c'ho niente da fare, mi sveglio un po' più tardi, mi sono svegliata verso le 10:30 e poi vabbè, ho fatto alcune faccende di casa, ho sistemato un po' la camera, ho sistemato un po' i trucchi, anche perché voglio farvi il video della postazione make-up. Poi io continuo con l'acqua micellare, questa qua amo essere Eco, di fiori di magnolia. Ok. E vado a struccare il fondo. Che stavo dicendo? Mi sono scordata pure. Ah, ecco, vi voglio fare il video della postazione make-up. Quindi non so quando ve lo farò perché sto finendo di sistemare, eccetera. Sto pensando anche di fare prima un decluttering insieme a voi e poi magari farvi vedere tutta la mia postazione sistemata. Perché voglio buttare un po' di prodottini che non utilizzo più e appunto sono un po' vecchiotti. Quindi voglio fare un decluttering, solo che tra una cosa e un'altra non esce mai un po' di tempo a disposizione. Poi comunque a casa non vivo da sola, ma appunto con la mia famiglia e ho una famiglia molto 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 rumorosa. Ora non sentite nulla perché stanno tutti dormendo, sono solo io sveglia a quest'ora. Ok.
Vado a fare il passaggio del... No, siete cadute. Vado a fare il passaggio del gel detergente e utilizzo appunto questo qui. Voglio sistemare un po' qui, ecco. Esce in questo modo, già l'avete visto in funzione nell'altro video, però ve lo faccio rivedere, magari vi siete perso il video dedicato a questi prodotti. Mi faccio un leggero scrub. Guardate, è molto 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 sfiziosa questa cosa. Mi piace l'invenzione che hanno avuto di fare il tutto. Ditemi un po' voi che zona siete? Io in Campania. Noi in Campania siamo zona rossa, hanno rinnovato anche la zona rossa proprio oggi che è venerdì e purtroppo dobbiamo restare in casa ancora per un pochino, però così non si può andare avanti perché noi... Non è possibile anche che la scuola non vada più avanti la scuola già da un anno, cioè sono un po' demoralizzata, soprattutto perché avevo dei progetti ben precisi in mente, quindi sono un po' demoralizzata su questo, sul futuro più che altro. Avevo dei progetti che ovviamente li ho dovuti rimandare. Volevo fare dei corsi per quanto riguarda il mio lavoro, per arricchire comunque il mio bagaglio lavorativo, eccetera. Solo che comunque non mi conviene in questo periodo, non mi piace, sarei troppo in ansia, non me la vivrei come, cioè non me lo vivo come devo vivermelo, quindi i corsi li ho detto sì. Voglio far sistemare un po' la situazione, sperando che i vaccini arrivano, vada tutto bene, perché io appena ovviamente ci sarà la mia fascia di età farò il vaccino, sperando che ci riporti un po' di libertà, perché l'unica speranza sono i vaccini. Comunque io faccio agire un po' il gel detergente e poi lo vado a struccare, cioè a lavare. Quindi l'unica speranza nostra è quella, quindi spero che tutto questo finisca presto. Fatemi sapere anche voi se siete scocciate, se non ce la fate più come me, perché io credo di impazzire fra poco, perché veramente mostro dei segni di squilibrio. E veramente ho paura di sta cosa, veramente sto impazzendo a stare in casa. Comunque vado a sciacquare il gel detergente e torno. Allora, eccomi qua, ho sciacquato anche il tutto e ora passo al siero e andiamo ad applicare questo qui. Alcune sere quando vedo che la mia pelle non ha bisogno di troppa idratazione, diciamo che vedo che comunque la mia pelle sta abbastanza bene, vado a mettere solo il siero, perché questo qua è uno dei sieri che ho provato che veramente fa il suo lavoro benissimo ed idrata un sacco, è uno dei migliori, veramente molto molto bello questo siero. Ovviamente lo utilizzo solo di sera perché comunque il retinolo va utilizzato quando non ci esponiamo ai raggi solari e soprattutto d'estate, io lo sconsiglio. Ok. Vado a massaggiare bene, bene il tutto.
e faccio assorbire. E ora la parte più secca del mio viso è il naso, qui la fronte e il mento. Ce l'ho molto 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 secche, a volte si formano anche delle pellicine che sono fastidiosissime. Infatti, quando vedo che la mia pelle sta in condizioni disastrose, applico siero e crema. Stasera vado ad applicare anche la crema, così domani mi sveglio con una pelle wow, si spera. Anche perché sto frequentando un corso online, sempre per quanto riguarda il mio lavoro, quindi ci sono delle video lezioni. E io odio le video lezioni perché non lo so, cioè io delle vo alcune volte mi distraggo perché non stando in casa con il cellulare, magari perché comunque facciamo anche 6-7 ore, è difficile stare super attente e io per questo odio, perché cioè in un'aula con le persone, l'insegnante, è diverso, il corso è più bello. Spero di tornare presto a fare formazione in presenza, altri corsi di formazione in presenza in futuro, l'anno prossimo, perché comunque cioè online non mi piace proprio, però ovviamente lo devo fare e quindi lo sto facendo. Quindi sto anche impegnata un po' con questo corso, quindi perciò a volte vedete, non state vedendo due video a settimana, ma ne sto caricando uno a settimana, anche perché il tempo per registrare è un po' così. Ovviamente il sabato e la domenica mi prendo un po' la giornata per registrare e per dedicarmi a me stessa, quindi in quei 2 giorni mi prendo un po' di tempo e registro video. Per esempio stasera era già da un paio di sere che volevo fare il video per la skincare, che ovviamente faccio la sera, quindi ho detto no, stasera la faccio, mi prendo un po' di tempo, quando tutti vanno a dormire, tranquilla e serena, mi metto e faccio il video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile magari per chi ha una pelle secca come la mia, con questi prodottini un po' che sto utilizzando, si troverà bene. Scrivetemi qui sotto se avete provato qualche prodotto oppure comprerete qualche prodotto che ho utilizzato stasera, oppure negli altri 2 video magari andatevi a vedere anche gli altri 2 video dedicati alla skincare. E mi fate sapere con un messaggio su Instagram o su Facebook, vi metto tutti i miei social giù. Iscrivetevi al canale per sostenermi e per far crescere la nostra community, perché siamo poche, però siamo pochi ma buoni. Quindi spero di continuare così. Vi saluto, buonanotte e al prossimo video. Ciao!